Mario Lavia, vice direttore del quotidiano Europa. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Ecco, direttore, in qualche modo Napolitano ha fatto riferimento esplicito a Forza Italia, a Berlusconi ed anche al Movimento 5 Stelle, però c'è chi dice che il messaggio a appunto portare avanti le riforme, non mettere a rischio il governo, fosse diretto a Matteo Renzi. Lei che ne pensa? Sì, il messaggio era rivolto a tutti, evidentemente, perché sono state tutte le forze politiche ad aprile a chiedere a Napolitano di prolungare il suo mandato, di avere un altro mandato di 7 anni. Furono il PD, fu Forza Italia, furono tutti, perché ci ricorderete c'era una situazione di impasse e tutti andarono al Quirinale a chiedere a Napolitano, diciamo, uno sforzo, un sacrificio, in nome della stabilità, in nome del fatto che il Parlamento si doveva avviare a fare delle riforme. In cambio di questo, Napolitano ha accettato questo nuovo mandato di 7 anni, quindi è giusto e comprensibile che lui praticamente ogni volta ricordi alle forze politiche che intanto queste riforme non le hanno fatte sinora, Sì. gli ricordi che l'impegno era quello lì, cioè fare le riforme se vogliono che Napolitano continui a stare al Quirinale. Quindi diciamo dal suo punto di vista è perfettamente lineare Coerente. questo, è un richiamo a tutti. In particolare c'è un, se proprio vogliamo, c'è un richiamo a Forza Italia Sì. che è passata nel frattempo all'opposizione, però Napolitano gli dice va bene, voi state all'opposizione, però comunque dovete collaborare a fare le riforme costituzionali e anche la legge elettorale. E Sì. qui invece di evocare, come ha detto, Golpe. evocare golpe immaginarie, ecco, vi dovete impegnare sul terreno delle riforme. Sì, senta, c'è chi ha osservato che il riferimento esplicito alla vicenda giudiziaria di Silvio Berlusconi fosse improprio in questa occasione. Del resto erano gli auguri di Natale tradizionali che appunto Napolitano fa a fine anno. Napolitano è stato esplicito, proprio entrato nel merito della questione. Ha detto se Berlusconi ritiene che la condanna sia stata eccessiva può ricorrere, però non deve mettere a rischio la stabilità del paese, non deve gettare ombre sulle istituzioni. Ecco, questo passaggio era superfluo, lo si poteva rimandare ad No, un'altra occasione. non penso che fosse superfluo perché è un punto, diciamo, anche un punto abbastanza importante dell'intero discorso politico. Quindi lui ha fatto un discorso politico rivolto a tutte le forze politiche, nel senso appunto di fare le riforme insieme. In questo rivolgersi a tutte le forze politiche rientra anche Forza Italia e naturalmente siccome tutti sanno che il problema di Forza Italia è legato indissolubilmente al problema personale di Silvio Berlusconi, è chiaro, lui ha fatto un riferimento abbastanza esplicito a questo punto. Non lo trovo un richiamo improprio, invece l'ho trovato una cosa assolutamente coerente con lo spirito di un discorso che punta a far ripartire, anzi a far partire finalmente il discorso delle riforme. Sì, questi sono gli appelli di Napolitano al quale siamo anche ormai abituati, purtroppo forse. Però i fatti, la geografia dei partiti oggi, quello che sta accadendo, il dinamismo che riguarda oggi i partiti va in una direzione completamente diversa, perché poi Silvio Berlusconi e Beppe Grillo rispondono a questi appelli in maniera negativa. Allora, è una tattica anche questa, soprattutto quella di Silvio Berlusconi, che invece appunto sarebbe disponibile, secondo altri, a trattare quantomeno sulla legge elettorale con Matteo Renzi per andare poi alle urne, oppure no? Cioè, come dire, nei fatti ci sono le condizioni perché queste riforme vengano portate avanti. Renzi, tra l'altro, ha dato proprio sulla legge elettorale una scadenza a brevissimo termine, che è la fine di gennaio. Sì, ma guarda, per quanto riguarda Berlusconi, l'impressione ormai dal 1 agosto, dico dal 1 agosto che era il giorno della condanna definitiva, no? Dal 1 agosto Forza Italia è entrata in una situazione in cui non si riesce effettivamente a leggere un minimo di linearità, nel senso che ricordate, il 2 ottobre ha votato a favore del governo, Sì. poi è passato all'opposizione, poi addirittura il partito si è rotto. Un giorno parla di golpe, un giorno parla di riconciliazione, cioè lì c'è proprio un problema di ridefinizione di un minimo di logica Sì. politica, però io non credo che questo possa essere perché vedo un Berlusconi che, ripeto, è con la testa su tutt'altre cose, cioè sulle cose sue Certo. personali, giudiziarie, Con chi la fa allora quindi, Matteo Renzi questa quello è un legge partito che al elettorale? momento non si sa che dire su Berlusconi, questa è la verità. E il problema della legge elettorale è quello Il su cui problema sarà giudicato della legge elettorale è probabilmente che Renzi, no? Sì, il Ecco. problema della legge elettorale è che bisogna, diciamo, uscire dai giochini, dalle tattiche, dalle meline e dai giochi a rimpiattino. In questo senso, secondo me, Renzi fa bene perché Renzi pone, diciamo, fa la sua proposta, farà la sua proposta. Tecnicamente non si sa quale sia, ma diciamo, si sa qual è il senso, però c'è cioè una legge che garantisca il governo, no? Il bipolarismo, Sì. l'alternanza. Doppio turno. Forse col doppio turno, forse col Forse. primo turno.
turno unico, perché anche il Mattarellum, che ha turno unico, garantisce comunque una maggioranza chiara dalla sera stessa del voto, come si dice, no? Sì. Quindi lui sfida un po' tutti, poi chi è d'accordo, chi non è d'accordo si assumerà le sue responsabilità, purché questo venga fatto presto, perché non si può tirarla tanto in lungo, anche perché voglio ricordare che l'Italia vive una condizione molto particolare, anzi unica, cioè l'Italia sostanzialmente non ha una legge elettorale, che è una follia, perché qualunque paese deve avere sempre una legge elettorale pronta. Ma l'Italia ha una legge elettorale che in realtà sanno tutti che non esiste, perché il proporzionale, così come è uscito dalla sentenza della Consulta, in realtà non è applicabile, perché sicuramente non garantisce nessun governo, anzi garantisce In realtà Paolo Mieli, storico, appunto ora presidente di RCS, sì, oggi alla 7 diceva: in realtà noi la legge elettorale ce l'abbiamo, perché poi la Consulta non l'ha abrogata in toto, quindi ci ha lasciato un porcellum privato di quegli elementi, quindi probabilmente secondo lui si andrà a votare con questa legge che è rimasta. Formalmente ce l'abbiamo, certo ce l'abbiamo, non abbiamo una legge, abbiamo una legge elettorale che garantisce solo una cosa, che non ci sarà un governo. Ora ditemi voi se questa se una democrazia può funzionare. Ecco, il problema è la distanza che c'è sempre fra gli auspici e quello che poi nei fatti si realizza. Sì. Secondo lei, sì, Matteo ma Renzi? Certo, sì, è questo, il proporzionale non garantisce un governo in Italia, per come sono messi i rapporti politici tra le forze politiche. Siamo sicuri che non c'è nessuna forza che può governare. Oggi chi potrebbe essere interessato a conservare questa legge? Beh, quelli che giocano allo sfascio, quelli che giocano al fatto che, quelli che godono del fatto che l'Italia non abbia un governo sicuro, un governo stabile, ci sono molte forze, grillini, palesi, e palesi e occulte, palesi sicuramente Grillo e sì, probabilmente anche Berlusconi. Poi però Berlusconi si è detto disponibile ad accettare, sì, il ritorno un giorno, poi il giorno dopo no, cioè siamo sempre al rimpiattino. Ecco, questo. Secondo lei è più possibile, è più facile che Renzi trovi una maggioranza proprio sulla legge elettorale dentro la maggioranza propriamente detta, o appunto cercando alleanze fuori che poi vanno verificate, appunto, come diceva? Beh, non lo so, io so che alla Camera c'è una maggioranza, perché basta il PD più SEL più Scelta Civica, e a Montecitorio ci sono i numeri per approvare un testo di legge di riforma elettorale. Con quello presentarsi al Senato e lì vedere se Grillo, Berlusconi, Alfano, se le altre forze ci stanno o non ci stanno. Mm-hmm. Questo mi sembra un percorso abbastanza trasparente, poi anche perché non ce n'è un altro obiettivamente, perché se ci rimettiamo a fare i giochini, i compromessi e i tavoli nascosti, no? Come sì, si è fatto in questi sei mesi, non è che non si è fatto, si è fatto, eh? Cioè questi sei mesi al Senato si è fatto esattamente questo, cioè cercare un qualche accordo, una qualche mediazione, non si è risolto nulla, quindi serve qualcosa che sia un po' uno shock, sia un po' che sblocchi la situazione. Questo sblocco può essere dato solo dal fatto che ci si presenta in Senato, dove i rapporti parlamentari sono un po' più complicati, ci si presenta in Senato con un testo di legge già approvato alla Camera. Ma c'è chi dubita che anche questo passaggio possa garantire anche l'approvazione al Senato, perché poi Renzi dice, come dire, si assumeranno la responsabilità davanti all'opinione pubblica di affossare le riforme, i senatori. Certo. Però non è detto che qualcuno non voglia prendersela questa responsabilità. Certo, è evidente. Può darsi che naufraghi anche questa operazione. Questa opzione. Dopodiché, non so, non andremo mai a votare, ma è evidente che con un paese, con la gente in piazza e col malessere che c'è, non si può non andare a votare prima o poi. Adesso il problema è se si vota nel 2014 o nel 2015, non è che ci sono altre possibilità. In entrambi i casi bisogna avere una legge elettorale efficiente e un sistema istituzionale diverso. Sì. Se qualcuno vuole rallentare questo percorso, lo rallentasse, e poi quando finalmente si voterà, gli italiani penso che ne terranno conto. Certo. Senta, all'assemblea del PD domenica scorsa, quando appunto Renzi è stato nominato ufficialmente segretario, c'era anche Letta, la sua presenza non era affatto scontata, e c'è chi ha osservato che ha applaudito in moltissimi dei passaggi del discorso. Renzi ha invitato a questa pacificazione poi interna al PD, a queste larghe intese dentro il PD, fondamentalmente è un po' stato questo il tema delle ultime settimane dentro il PD, ma nel rapporto Letta-Renzi, ufficialmente, ecco, loro hanno trovato questa mediazione su questa agenda per il 2014, almeno fino all'Expo, ha detto Renzi. Ma Letta si può davvero fidare di Matteo Renzi, o anche lui sta facendo un gioco sporco, tra virgolette? Ma guarda, adesso dopo le primarie, diciamo, con il risultato così netto delle primarie, il PD è un partito che obiettivamente, non so se dire pacificato, però è un partito sicuramente più tranquillo rispetto a prima, perché c'è una maggioranza molto larga e si riconosce in Renzi, e anche chi non si riconosce in Renzi comunque non discute la leadership
di Renzi. Di Renzi. Quindi, diciamo, è un partito che ha risolto perlomeno questo problema dopo anni di incertezza, no? Perché noi ricordiamo tutte le incertezze che vengono da, addirittura da quando Veltroni si è dimesso. Sì, sì. Da allora non abbiamo mai avuto un quadro molto forte, per ragioni diverse, mica per cattiveria di nessuno. Adesso questo problema si è risolto. Dentro questo clima di pacificazione interna certamente c'è da creare, diciamo, una sintonia fra Renzi e Letta, però io non sono molto pessimista su questo, nel senso che sulle cose da fare sono entrambi d'accordo. Renzi, diciamo, un po', mette un po' più di fretta, ma secondo me giustamente è anche il suo ruolo, certo. Lui è il capo del partito di maggioranza e mette fretta affinché il governo faccia le cose. Ed ha investito tutto anche su questo ruolo di pungolo, rinnovatore, diciamo. Di pungolo, sì, è chiaro, sì, che insomma, sì, sì. Anche questi 3 milioni di elettori che sono andati alle urne per le primarie, circa 2,5 hanno votato per lui, forse un po' meno, però insomma chiedono questo cambiamento che lui in qualche modo dovrà... E lui ha anche una grande responsabilità, perché lui deve portare dei risultati, perché lui è stato appunto votato da un sacco di gente e a quella gente lui deve anche rispondere, sì. Non è che può riposarsi e mettersi... siamo stessi sugli allori, lui deve portare dei risultati in tempi anche abbastanza rapidi e io penso che Letta abbia tutto l'interesse a secondarlo, perché più fa le cose più il suo governo regge, mm-hmm. Meno fa le cose e più il governo è a rischio. Sì. Questo tra l'altro Letta. Renzi ha incassato anche il sostegno a sorpresa di Massimo D'Alema, che insomma era uno di quelli che soprattutto negli ultimi giorni, dopo che Renzi aveva escluso la sua candidatura alle europee, non era molto ben disposto nei suoi confronti. Sì. Eppure anche D'Alema a quanto pare ha scritto una lettera a Renzi. Ma voi sapete qualcosa in più di questa lettera che ha scritto D'Alema? Assolutamente. Perché Renzi ha detto io ti risponderò, ma io credo, Massimo, sì, però ma quella credo sia una cosa, una formalità. No, credo sia una lettera personale, perché probabilmente lì c'è anche, si è sedimentata anche un rapporto, diciamo, un po' di acrimonia dal punto di vista personale, esatto, forse anche il modo, lasciamelo dire, con cui Renzi ha trattato la questione della candidatura o meno di D'Alema alle europee, sì. Il modo, cioè un'intervista televisiva, un po' troppo ruvido. Forse quello ha dato sicuramente gli ha dato fastidio, e quindi a D'Alema, quindi certo. Probabilmente c'è anche bisogno di un chiarimento fra i due, però il punto politico è che D'Alema si è impegnato in una battaglia congressuale che è stata poi persa, veramente per perdente lui. Anche oltre le aspettative. Sì, sì, sì. Senta, un'ultima domanda, direttore. Il capitolo che forse creerà tensioni comunque dentro il PD, non tanto a livello politico quanto a livello proprio organizzativo, è la questione del taglio del finanziamento pubblico ai partiti. Si è detto il PD avrà a disposizione forse molti meno soldi di quanti ne aveva ieri, e quindi ci sarà una riorganizzazione generale sul fronte proprio anche dell'apparato stesso, dei 200 circa dipendenti ne saranno ridotti tanti, ed anche c'è il problema dei cosiddetti fondi ai giornali in qualche modo vicini al partito. Europa è stata tirata in ballo in questa polemica dal Fatto Quotidiano, il suo direttore ha risposto, il direttore appunto Menichini ha risposto dicendo Europa non prende finanziamenti dal PD, vuole anche lei chiarire meglio, perché noi abbiamo letto qualche battuta qua e là sui giornali forse anche mal riportata, ci vuole chiarire meglio la questione? Sì, ma Europa non dipende dal Partito Democratico, l'Europa ha un suo consiglio d'amministrazione nel quale non c'è il Partito Democratico. Il Partito Democratico c'è per esempio nel consiglio d'amministrazione dell'Unità, anzi, sì. Il Partito Democratico ha, se non sbaglio, non solo una quota societaria dell'Unità, ma anche il diritto di esprimere il direttore di quel giornale, cosa che non avviene per Europa. Quindi noi abbiamo, diciamo, sempre di meno, ormai pochissimo, il finanziamento ai giornali, ma per quello che riguarda il capitolo editoria, non per quello che riguarda il finanziamento ai partiti, quello a noi non ci interessa per niente. Nel merito io penso che tutta la politica debba risparmiare e quindi anche il Partito Democratico deve risparmiare, se comincia a farlo secondo me fa solo che bene. E d'altronde questa ormai è una consapevolezza diffusa, però anche qui il governo Letta, che si è impegnato dal primo giorno su questo fronte del finanziamento pubblico, ha finalmente fatto un decreto dopo che Renzi, diciamo, gli ha messo un po' di fretta. Esatto, questa è un po' la competizione che si registra in questi ultimi giorni. Buona, sana competizione, così, esatto, esatto. Tutte così. Benissimo, grazie a Mario Lavia, vice direttore del quotidiano Europa. Buon lavoro. Grazie. Arrivederci.